L'impianto AISA di San Zeno sempre più aperto a tante novità e anche a dei piccoli ospiti oggi. Sì, gli ospiti portati dalla Fondazione Monna Lisa, quindi un sacco di ragazzini di differenti età appunto scolare, di differenti etnie che si trovano in questo momento di formazione qui da noi per apprendere quelle che sono un pochino i principi della cucina zero spreco, no? Come ridurre i rifiuti, ma soprattutto sono qui anche per conoscere queste realtà impiantistiche, queste infrastrutture che sono essenziali per il territorio perché tengono appunto questo territorio in sicurezza. Abbiamo 27 ragazzi multiculturali, ora si dice interculturali, che fanno i compiti presso la prima sede della Monna Lisa in via Fabroni e sono della scuola del 4 novembre dove vanno a scuola e partecipano al dopo scuola che facciamo noi. In questo premio abbiamo messo il nostro impianto di Arezzo insieme alla cooking perché bisogna insegnare da principio come si campa e che cosa si può ottenere se si fanno le cose per bene. Il progetto di Zero Spreco è un progetto che va avanti da anni, adesso si inserisce anche la Fondazione Monna Lisa, perché? Beh, nasce dal momento in cui questa azienda credo si sia posta come un'azienda assolutamente aperta, noi la chiamiamo sempre tipo la scatola di vetro, no? E quindi tutte quelle che possono essere le fondazioni, diciamo le energie positive sul territorio che hanno anche un pochino a cuore la conoscenza da una parte degli impianti, dei servizi, delle infrastrutture e magari hanno proprio la voglia, l'energia per fare rete, fare integrazione, appunto ci stanno cominciando a chiamare, ci coinvolgono e noi siamo estremamente pronti, contenti, attivi in ogni forma di coinvolgimento. Si diverte anche imparando? Sempre, sempre, tutta la vita mi sono divertito, anche ora che c'è tempi che fanno poco ridere, ma pensiamo al meglio e che si può migliorare.